E ciao a tutti ragazzi e benvenuti su For Honor. Questo è l'inizio di una nuova serie che è la mia scalata, diciamo la maestria con la Nonbushi. Io ho giocato una sola volta praticamente a For Honor tanto tempo fa nel periodo della beta. Mi era piaciuto tantissimo, però avevo capito che era un gioco per pochi e soprattutto divertente, ma non era tanto da spendere 70 euro per farci capire. Ho aspettato che fosse un buon prezzo. L'altro ieri ho trovato un buon prezzo finalmente. E dopo tutti gli aggiornamenti che ho dovuto scaricare, che erano quasi 35 giga di soli aggiornamenti, non so come cavolo sia possibile, finalmente possiamo giocarci. Io userò solo la Nobushi per un bel po' di tempo perché è quello che mi è piaciuto, cioè mi piace di più proprio. Quindi vediamo come me la caverò. Queste sono le prime partite e spero di diventare bravo, magari con qualche consiglio se ce li avete. Vediamo come si diventa. Io non conosco niente praticamente. Ah, bello. Iniziamo già con i posti che mi fanno cagare assurdo. Che cazzo c'ha questo qui attorno? Mazza! E si sa già tutte le combo, che cazzo devo fare? Sì, ma proprio stesso livello, questa è la mia prima partita, vabbè. Ai ai ai. Allora, proviamo a sfruttare la guardia diversa. Ah, attenzione. Mi ha periato, eh? Oh, ce l'ho fatta! Sto ripetendo un po' troppo lo stesso attacco.
Bastardo. E quel cazzo di... Cioè, anche se la evito, quello lì me la fa sempre quella... quella roba lì, eh. Lo spezzaguardia riesce sempre a farmela, anche se la evito. Ok, abbiamo un omone che... porca puttana. Vabbè. Iniziamo? No, ci sono dei geyser che mi fanno paura. Attacchiamo da lontano finché possiamo. Ecco chi che mi tenta di buttare giù subito. E vabbè! Ho parato tre volte dalla stessa parte e non si è parato una volta. Che cazzo mi stai a dire? Ma scusa? Beccati che è sta. T'ho periato, eh. Sempre lo stesso attacco fai. C'è l'unica mossa che hai di decente che è questa, veramente. Però sono più veloce io. Tu l'unica cosa che sai fare è il doppio spezzaguardia. Io non so ancora controbatterla. Ma appena imparo, tu non fai un cazzo. Sì, ma finirà. Hai la stamina. Quante cazzo di attacchi devi fare? È bello che l'ho finita io. Vabbè. Cazzo. Come l'ha parato? Addio, bello! Schivata e attacco pesante è buono, eh?
Schivata, attacco pesante è buono, perché attacco dall'altro lato. Ok, Ok, da un interessante. colosso passiamo a uno molto agile. Ok, andiamo. Inizia già con un rompicoglioni. Ti lascio il tempo, dai. Ma... Bello! Ho appena schivato il colpo facendo così. Bello. E posso fare una schivata anche di posizione. Questo inizia proprio con l'agilità. Ma anch'io ho un'apertura bella. E ti faccio danno perché tu fai un cazzo, non è un cazzo di difesa. Però hai tanti danni, quelli sì. Ho sbagliato io. Ma questi fanno solo attacchi pesanti? Cosa inizia a fare con quello, scusa? Sì, ma questo non sa difendersi. Non sa difendersi questo poveretto. Dai, fa la tua solita apertura, imbecille. Dai, attaccami, sto facendo apposta per te. Ma non si para neanche dai. Ah, ok. Ecco, questo è un parry. Però non sono riuscito a ricospingerlo di nuovo. Non ho stamina. Devo considerare anche quello ogni tanto. Vabbè, volevo farlo attaccare un po' di più. Ogni tanto un parry lo faccio, eh. Non so come l'abbia colpito. Ogni tanto lo sto imparando, ma è possibile. Occhio che qui si può cadere facile. Io sfrutterò molto la mia gittata. Appunto, punzecchio ogni tanto. Pensi che neanch'io spensi che non sappia usare uno spezzaguardia ogni tanto. Devo sfruttarli. Cioè, io non capisco se è lui lento o tutti fanno attacchi pesanti e basta. Cioè, a sto punto io lo lascio attaccare e con la Nobushi l'attacco per primo.
Stavolta te l'ho fintata l'attacco dall'altra parte, bello. Due attacchi, schivata e attacco pesante, l'ultimo attacco pesante normale. Mi spiace. Direi che questa sarà l'ultima battaglia. Vediamo come va a finire. Un altro assassino ha un... aveva la spada così anche prima? Non so come volete iniziare voi assassini. Sì. Molti attacchi, ma secondo me dovrebbe attaccare più di schivata lui. Visto che lui vuole partire con quell'attacco, noi partiamo con questo che fa subito lacerazione. E dà subito un bel vantaggio. Mi muovo troppo, eh. Bello, attacco veloce, bello. Devo essere più aggressivo, devo essere più aggressivo anch'io. Oh, perché non para? Perché non parava? Quello che volevo provare era una parata e attacco, parata attacco. Secondo me funzionava. Ah, te la sei aspettata stavolta. Se uso molto le distanze, lei non può attaccarmi facilmente. Allora, ormai ha capito come inizio, però se faccio una finta di... Ah, l'ha voluto fare anche lui. Ok, stavolta sono stato un po' stronzo. Un po' troppo stronzo, vabbè, volevo vincere, per direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, ciao ciao! Grazie per aver seguito il video, se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere. Inoltre se non siete ancora iscritti vi ricordo di iscrivervi qui sotto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!